Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. 2 settimane fa, nell'ultimo video del D20 System, abbiamo visto il concetto di VBL e di tesoro all'interno di questo tipo di sistema. Questa settimana andiamo avanti e vediamo uno dei problemi più difficili da risolvere e che affligge D&D 3, 3.5, Pathfinder e tutti gli altri sistemi derivati da questi. Se da una parte per il master è molto facile calcolare qual è il livello di tesoro che i personaggi dovrebbero avere, è però molto difficile fare in modo che questi personaggi abbiano un tesoro singolo, equamente distribuito, che non vada né sopra né sotto il valore di VBL previsto. In parole povere, questa settimana andiamo a parlare di come distribuire il tesoro. Dopo aver decifrato l'enigma della Sfinge, affrontato innumerevoli pericoli, sconfitto in battaglia le orde nemiche, i personaggi sono finalmente arrivati nella volta dove il Signore del Male ha accumulato le sue ricchezze. In cima a una pila di monete d'oro e gioielli c'è il mistico spadone dell'Uccisione Suprema. 4 personaggi, un solo spadone. La parte difficile della quest inizia ora. Questa è una classica situazione di gioco in cui prima o poi vi capiterà di incorrere. E mi dispiace dirvelo, ma è meglio essere diretti e brutali che girarci incontro. Non esiste una soluzione univoca che potete applicare per togliervi dai guai. La distribuzione del tesoro è uno dei problemi più complessi da andare ad affrontare per quanto riguarda la gestione del D20 System, principalmente perché è una di quelle cose in cui la logica della meccanica di gioco e la logica della verosimiglianza del mondo vanno a cozzare direttamente. Per come è concepito il sistema di gioco, esso fa in modo che ogni singolo personaggio abbia un VBL, mettiamola così, ogni singolo personaggio abbia una riserva di monete d'oro a cui attingere per specializzarsi e specializzare i propri equipaggiamenti. Il valore totale del VBL per ogni personaggio non è diverso dal suo massimale dei punti ferita o al numero totale dei suoi slot di incantesimo. È un modo per dare un valore numerico a una delle capacità del personaggio. Il VBL, il valore delle monete d'oro, servirà al giocatore per acquistare equipaggiamenti al personaggio fino a quel massimale per specializzarlo e personalizzarlo. Allo stesso modo in cui il giocatore di un mago potrà acquisire incantesimi fino al limite dei suoi incantesimi conosciuti, e il giocatore del guerriero potrà imparare talenti fino al numero massimo di talenti che possiede per quel livello. Se però sembra ovvio che un mago non possa prestare a un altro personaggio un suo incantesimo e a nessuno verrebbe in mente di chiedere di imparare un talento al posto del personaggio del guerriero, la cosa non mantiene la stessa verosimiglianza per quanto riguarda il VBL, perché all'interno del gioco non è rappresentato come una qualità o una capacità del personaggio, ma come fisicamente un oggetto in possesso di quel personaggio. Di conseguenza, sembra logico che questo oggetto possa essere spostato, prestato, rubato, comprato o venduto. Se i personaggi arrivati in fondo al dungeon trovano un forziere con dentro 1000 monete d'oro, non c'è nulla all'interno delle regole del gioco che li costringa a dividerle equamente tra i loro. Questo vale soprattutto se invece di esserci soldi spicci, c'è, come nell'esempio inizio video, un singolo oggetto magico. I giocatori non potranno dividere lo spadone in quattro, massimo che potranno farlo è venderlo e dividersi l'ammontare del tesoro. Anche se spaccassero in quattro parti lo spadone,
comunque a quel punto non funzionerebbe più e loro non avrebbero ricevuto nessun tesoro. Se però per i giocatori può sembrare normale non avere tutti la stessa quantità di denaro, sia volontariamente che involontariamente, ai giocatori potrebbe sembrare perfettamente logico mettere tutti i soldi assieme per comprare l'equipaggiamento a uno specifico personaggio. Magari mettere tutti i soldi insieme per comprare un'armatura particolarmente efficace al guerriero che va in prima linea, perché non avendo un guaritore, i danni subiti dal guerriero sono un problema per l'intero gruppo. Se a loro può sembrare conveniente, per voi come master questo invece è qualcosa da evitare, perché in quel modo andreste a sballare il livello di VBL previsto con il guerriero che avrebbe molti più soldi di quelli che dovrebbe avere e gli altri personaggi che ne avrebbero meno. Questo andrebbe a far saltare il calcolo del grado di sfida e vi costringerebbe a rimettere le mani a tutti gli incontri per ribilanciarli da capo ogni volta che i giocatori acquisiscono qualche nuovo pezzo di tesoro. Come dicevo, non esiste una soluzione univoca per il problema. Ogni volta che inizierete una nuova campagna con un nuovo gruppo di gioco, dovrete discutere con loro e mettervi d'accordo per fare in modo che la gestione del tesoro e del VVL non vada a diventare un elemento d'attrito all'interno della sessione. Ovviamente il vostro scopo come master è quello di fare in modo che tutti i giocatori abbiano una quantità di tesoro il più vicina possibile a quello che è il VBL previsto per il loro livello, senza che questo vada a intaccare la verosimiglianza del mondo di gioco. In realtà, qualunque soluzione troverete sarà un punto di equilibrio tra due estremi. Da una parte c'è il rispetto incondizionato del VBL, per cui ogni personaggio raggiunto un determinato livello avrà quel numero di monete d'oro di tesoro, punto, indipendentemente dalle azioni o dalle eventi di campagna. Dall'altra parte invece ci può porre maggiore enfasi sulla verosimiglianza del mondo di gioco, quello che viene detto gestire le cose col buon senso, e quindi permettere ai personaggi di gestire i loro equipaggiamenti, anche proprio le loro finanze, in una maniera che sembra più coerente con quello che dei veri esseri umani farebbero. Questo però ovviamente porterà a degli squilibri a volte anche molto forti, sia dal VBL previsto, sia dal valore di tesoro di ogni singolo personaggio rispetto agli altri membri del party. A questo punto dovrete essere voi ad andare manualmente a ritoccare ogni singolo incontro per fare in modo che non sia né troppo facile né troppo difficile e che comunque rimanga in qualche modo significativo all'interno della storia che state raccontando. Le due soluzioni più comode per voi come master sono da una parte quella di introdurre i classici negozi di oggetti magici che sono in grado di acquistare tutto l'equipaggiamento che i giocatori non vogliono e di rivendere qualsiasi altro tipo di equipaggiamento che si vogliono, o al contrario, bloccare totalmente il VBL, farsi consegnare dai giocatori una lista di oggetti che essi vogliono per il loro personaggio in base al livello del personaggio a cui arrivano, e poi fare in modo che i giocatori trovino casualmente quegli oggetti nelle avventure dei loro personaggi. Entrambi questi metodi vi permetterebbero di mantenere il VBL praticamente esattamente come indicato da manuale per il livello specifico. Il fatto però che metterebbero molto sotto sforzo la sospensione dell'incredulità da parte dei giocatori e la verosimiglianza dell'ambientazione. Se da una parte non possono esistere negozi in grado di acquistare un'infinita quantità di materiale e vendere un'infinita quantità di materiale a loro volta, dall'altra parte i personaggi acquisirebbero il superpotere e la fortuna sfacciata, dato che ovunque vadano
incontrano casualmente per terra esattamente quello che gli serviva. In alternativa, alcuni master non permettono ai giocatori di vendere e comprare oggetti magici ed equipaggiamenti, ma fanno loro trovare equipaggiamento ai giocatori in base al VBL previsto, non prendendolo da una lista che i giocatori hanno precompilato, ma attribuendolo loro come a loro sembra meglio. Effettivamente questo lascia un po' di sorpresa per i giocatori, però correte il rischio che da una parte il giocatore potrebbe non seguire la build che voi avevate immaginato per lui, e dall'altra che semplicemente gli oggetti magici che gli fate trovare, nonostante magari siano anche performanti per il suo personaggio, non siano interessanti per il giocatore né per il party, semplicemente avrebbero preferito qualcos'altro. Altri master invece fanno il ragionamento diametralmente contrario, distribuendo loro gli oggetti magici ai giocatori, ma generandoli sempre in maniera casuale. In questo modo saranno i giocatori a doversi adattare all'equipaggiamento e non viceversa. Questo potrebbe essere vagamente più verosimile, soprattutto se la vostra quest per qualche motivo riguarda il fatto che i giocatori debbano acquisire risorse in giro, così a mente, un qualcosa di post-apocalittico, comunque in cui i giocatori sono costretti a fare in modo che i loro personaggi saccheggino dagli altri le risorse, quindi devono arrangiarsi con quello che trovano. Però potrebbe dare fastidio a quei giocatori che avevano in mente un'immagine ben precisa del personaggio che volevano, ma non possono giocarlo semplicemente perché non hanno la possibilità ragionevole di trovare né le armi né le armature che gli servirebbero per quella specifica build. Quest'ultima soluzione potrebbe poi dare dei problemi anche a voi, perché se tutto il tesoro deve essere generato randomicamente, tutto il tesoro deve essere generato randomicamente. Questo include anche gli oggetti che i vostri PNG si portano dietro. Se voi mettete ai vostri PNG degli oggetti che in realtà sono parte di una build, ma tutto il resto lo generate randomicamente, farete perdere l'effetto sorpresa ai vostri giocatori, perché semplicemente se sono furbi si limiteranno ad adottare la build che usate prevalentemente con i vostri avversari, essendo sicuri che troveranno quelle armi perché sono quelle che voi come master utilizzate. In questo modo avreste scontentato i giocatori, scontentato voi, forse aumentato la verosimiglianza dell'ambientazione, ma comunque il risultato finale sarebbe pessimo e potreste avere il problema contrario che effettivamente, tirando a caso anche le armi dei propri PNG, otterrete che alcuni scontri saranno molto forti, altri saranno particolarmente scarsi semplicemente perché i vostri PNG non hanno gli oggetti che gli servono di girare, e qualunque cosa i vostri personaggi incontrano potrebbe significarne la morte immediata o potrebbe significare una vittoria scontata, semplicemente perché non potete prevedere quale sarà effettivamente la combinazione di oggetti a disposizione del party per ogni singolo scontro. Ovviamente sarebbe altrettanto lecito fare il ragionamento esattamente contrario e distribuire tesori e ricchezze nella maniera più organica possibile col mondo di gioco, fondamentalmente andando a fregarsene del VBL. I PNG avranno gli oggetti magici che ha più senso abbiano. Gli oggetti potranno venire venduti, comprati, costruiti come avviene in una società reale con manifatture, fabbriche o quello che è, e quindi i giocatori potranno disporre delle proprie finanze come preferiscono, acquisire gli oggetti nella maniera che sembra avere più senso all'interno del mondo di gioco, però questo vorrà dire che sarete voi a dover andare a bilanciare manualmente ogni singolo mostro per adattarlo all'effettivo VBL dei vostri giocatori, che potrebbero essere molto più equipaggiati o molto meno. Alla lunga vorrà dire praticamente andare a riscrivere il mostrario. A quel punto non starete più facendo il master, starete facendo game designing, che è tutta un'altra cosa.
liberissimi di farlo, magari può essere anche divertente. Io personalmente non ve lo consiglio e andreste decisamente fuori scala, stareste facendo qualcos'altro e il game design vi fa perdere tempo su quello che invece dovreste fare, cioè organizzare la storia del gioco e soprattutto non sarete pagati per farlo. In realtà nessuna di queste soluzioni è effettivamente soddisfacente, alcune per un motivo, altre per l'altro. La cosa migliore che potete fare è discutere con i vostri giocatori in sessione zero, prima dell'inizio della quest, prima dell'inizio della campagna, e decidere con loro cosa è meglio per il vostro gruppo e cosa no. Diciamo che per questo video è tutto. Mi dispiace non potervi dare io una risposta diretta su cosa è meglio fare, ma questo è uno di quei casi in cui la soluzione migliore e discutere con il party con cui si sta andando a raccontare la storia tutti insieme e decidere qual è il punto di comodo preferibile tra tutti quanti. Non è tanto importante trovare una reale soluzione al problema, ma ricordarsi sempre che il problema esiste. E bisogna dirlo, la questione del VBL, del bilanciamento di tesoro del gruppo, è uno dei principali motivi per cui molti master non utilizzano affatto il D20 System e si rifiutano di averci a che fare. Come sempre, mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate a riguardo, se per voi non è un problema, se è un problema come avete deciso di risolverlo, se siete di quelli che il D20 System non lo usano perché sta cosa è troppo complicata, non ha senso, troppi calcoli, non mi diverto. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.